Lasciamo ora la parola al dottor Tarca per una relazione sul dottor Tarca, fra l'altro lo ringraziamo anche perché è quello che arriva da più lontano di tutti i relatori, arriva da Venezia e quindi grazie anche per il viaggio, oltre che per quello che ci dirà. Il titolo del suo intervento è La verità nella società plurale. Grazie per questa splendida relazione di Hermes Segatti, veramente devo dire è molto più facile e molto più bello ascoltare queste relazioni che dover dire qualcosa. Prenderò a prestito il metodo anche che ha fatto Hermes, quello cioè di buttare lì quelle che io chiamo pro-opposizioni, che sono delle proposte. Io vi propongo, non faccio affermazioni, vi propongo delle proposizioni sulle quali vi invito a riflettere, naturalmente se ve le propongo perché ritengo che queste abbiano una certa importanza. Incomincio con un motto che dice: l'esperienza che vi propongo è quella di un pensiero al 100% laico e al 100% religioso. Questa formula riecheggia una famosa formula panicariana che diceva: io sono al 100% hindu e al 100% cristiano. Voi capite che qui subito c'è un passaggio da un pensiero, come dire, di tipo quantitativo a un pensiero di tipo qualitativo. Se noi dobbiamo dividerci il cibo, io se ne prendo 50% io o l'80% io, poi non posso darne il 50% a te. Sì, scusi, no, no. Ma dal punto di vista qualitativo uno può essere al 100% hindu e al 100% cristiano. Come in un certo senso, pensiamo a cose banali. In famiglia uno può essere al 100% padre, al 100% marito, in qualche modo deve esserlo, perché la cosa funzioni bene. Ecco, allora questa battuta, l'idea, questo ha qualcosa forse con quello che ci è stato detto, che quello di cui abbiamo bisogno forse oggi, ma ripeto, è una proposta di riflessione, è un pensiero che sia al 100% laico e al 100% religioso, perché l'Occidente sia in grado di sopravvivere a quello che sta accadendo. Un altro motto potrebbe essere questo, anche qui può apparire scherzoso, ma vuole essere serio. È dal punto di vista laico che lo spirito laico, che spirito laico e spirito religioso sono incompatibili. Perché dal punto di vista autenticamente religioso, mistico vorrei dire, lo spirito religioso e quello laico sono assolutamente compatibili. Dunque, in verità, vi è una dimensione spirituale che davvero religioso è il discorso, proprio perché è laico, ed è davvero laico proprio nella misura in cui è religioso. Questa sarebbe un'idea di verità sulla quale vi invito a riflettere. Come vedete è un'idea molto paradossale, molto vicina alla contraddizione, ma con questa questione noi dobbiamo fare i conti. E certo anche perché il titolo del mio intervento è Verità nella società plurale. Come la mette la verità che ha alle spalle quest'idea di ragione forte, innegabile, incontrovertibile, non contraddittoria? Come si confronta con questo sguardo? Attenzione che qui sto indicando un punto nel quale il pensiero altro da quello della ragione inflessibile è un pensiero che include il pensiero inflessibile. Una volta mi trovavo proprio a Casa Caligia con Raimon Paniker. Paniker aveva fatto uno splendido intervento. Io mi sono avvicinato e gli ho detto: beh, certo che l'Occidente ha proprio bisogno dell'Oriente. E Raimon subito è l'Oriente dell'Occidente.
Ecco, vorrei dire una cosa del genere, sto cercando di portare quell'esperienza per la quale il laico dovrebbe dire, certo che il laico ha proprio bisogno della spiritualità religiosa, ed è il religioso che mi dica immediatamente, certo, e il religioso ha bisogno della spiritualità laica, ma è chiaro subito che questo presuppone in qualche modo una reciproca conversione, una reciproca autoconversione, una reciproca purificazione. Ma vediamo, anche se veramente dovrò fare solo delle battute, di affrontare questo problema un po' dal punto di vista che quello che è il mio percorso, i miei studi, cioè la verità filosofica, chiamiamola così, se ancora si può, ha senso usare questi termini. Incomincerei, perché nel nostro mondo il pensiero laico, come dire, si è imposto come quello che traccia l'orizzonte. Certamente è un orizzonte tollerante, deve tollerare tutte le religioni, ma deve esso costituire l'orizzonte. Allora incomincerei, per esempio, a buttare lì una domanda alla quale non rispondo. Vi invito a riflettere nelle vostre notti insonni su questa domanda, che credo che abbia una certa rilevanza. Come si giustifica il potere? Come si giustifica la politica? Sarò più preciso nella formulazione. Come può valere per tutti qualcosa che per qualcuno non ha valore? Come può valere per tutti qualcosa che per qualcuno non ha valore? O c'è un orizzonte che tutti riconosciamo come dotato di valore? Se c'è, bene, allora ben venga. Ma se questo non c'è, se diciamo che non c'è, perché ci sono varie prospettive, varie cose, come si può pretendere che valga per tutti, cioè che abbia valore per tutti qualcosa che per qualcuno non ha valore? Non è una domanda retorica. Credo che in qualche misura ci sia anche una risposta a questa domanda, ma forse un pochino meno semplice di come siamo abituati a ragionare, quindi l'affido alle vostre notti insonni. Questo vuol dire appunto come si giustifica il potere, perché, ripeto, il problema della nostra civiltà è che noi abbiamo tracciato un orizzonte laico. Storicamente lo si capisce anche molto bene, ci sono state, diciamo, le guerre di religione. L'orizzonte religioso che ha preteso di porsi come appunto l'orizzonte totale, supremo, universale, spirituale, la verità, diciamo la religione cristiana, la religione cattolica in un certo senso, si è presentata a un certo momento come una forma di prepotenza. La storia è molto più complicata di come ce la tracciamo velocemente, il senso delle cose è molto più profondo e complesso di come la tracciamo, ma indubbiamente abbiamo avuto dei momenti particolari. Io lo esemplifico anche qui, scusandomi per la semplificazione insensata di temi così grandi e così profondi, ma pensate al 1600, 1601, uno dicesse: tu sei cristiano, sì. E qual è la tua fede? Io credo nella parola di Gesù che dice: ama il prossimo tuo, ama anche i tuoi nemici. Ah, che bello. E adesso dove vai? E sto andando lì in piazza che stiamo bruciando Giordano Bruno. Ma è perché è il nostro nemico, è un eretico, eccetera. Dunque fammi capire, tu ami la tua parola e dici: dobbiamo pur difendere questa nostra parola. Dunque la tua parola è: ama i tuoi nemici e tu li bruci vivi. Guardate, è una banalizzazione terribile, ma perché credo che la storia, cioè uno sguardo sincero e profondo e benevolo deve avere il coraggio di guardare benevolmente persino questi orrori, se vogliamo, questi errori. Quindi questo ci potrebbe spingere immediatamente a condannare, a giudicare queste cose. Vi prego un momento di astenervi, però di porvi il problema: sì, come tu, per difendere la parola che dice di amare i tuoi nemici, tu bruci vivi i tuoi nemici o fai le crociate, eccetera, eccetera.
Il problema, ahimè, è che questo non riguarda solo la religione, tantomeno solo la religione cattolica, riguarda l'esistenza umana in quanto tale, questo è quello che vorrei dire. Sta di fatto che nell'Occidente, per una serie di motivi, capite la storia quanto è complessa, si è creato questa idea. L'orizzonte, quindi il potere, spetta non più a queste forme, come dire, diciamo così, dittatoriali in senso semplice di potere, ma a un orizzonte laico che garantisce a ciascuno di fare e di credere quello che vuole. Ecco, questo orizzonte, questa è un'idea a proposito di riflessione che faccio, presuppone che in qualche modo questo orizzonte che accomuna tutto abbia una sua verità. E allora qui il mondo laico è tenuto a rendere ragione della verità che è sottesa a questa cosa. Perché se noi andiamo a indagare poi la ragione che è sottesa appunto al mondo occidentale, vediamo che essa esplode assolutamente. Anche qui dico solo una battuta, cioè con la logica e l'epistemologia che culmina tra l'Ottocento e il Novecento, dico Gödel, tanto solo per dire un nome, sono cose un po' tecniche, accade che la razionalità occidentale salta per aria, cioè non vi può, la razionalità stessa dice a se stessa che non vi può essere un sistema che sia razionale e non contraddittorio nello stesso tempo se è totale, cioè un sistema razionale se è totale è contraddittorio. È la ragione stessa che dice questo. Allora io chiedo al mondo occidentale, al mondo laico, come prima umilmente mi permettevo di chiedere, come fai tu, in nome dell'amore per i tuoi nemici, ad andare a bruciarli vivi? Gli chiedo, come fai in nome di un sistema che se non è totale, che se è totale è contraddittorio, a ergerti come il guardiano della legge, della civiltà, della spiritualità, eccetera, eccetera. E la nostra civiltà ha dato una risposta a questa. Rinunciamo all'etica, alla totalità, alla spiritualità, perché queste implicano la totalità. Ma la totalità porta a contraddizioni, noi siamo razionali, dobbiamo evitare le contraddizioni e quindi dobbiamo rinunciare a questo. Il tempo non c'è. Il risultato è una catastrofe, nel senso greco del termine, catastrofe, un rivolgimento, uno stravolgimento, un inabissamento di una civiltà. Non è un giudizio negativo, non è una condanna, come se io potessi fare qualcosa di meglio di questo. Io ci sono in mezzo fino in fondo come voi, ma devo rendermi onestamente conto di questo. Fammi capire come puoi pensare di fare qualcosa di buono se per principio, per esempio, rinunci all'etica, oppure l'etica tu ce l'hai, ma allora dov'è e come la fondi? Guardate, solo una piccola parentesi, anche qui tocco, mi scuso, vi prego di cogliere con la massima benevolenza le cose che dico, perché voi capite, le parole più alte del mondo possono essere ridotte a un'idiozia. Immaginate uno che non sappia cos'è il cristianesimo, una madre manda il figlio a scuola e non sa cosa ti hanno insegnato oggi allora di religione. Ah, mi hanno insegnato di amare i miei nemici. Ma chi è quel cretino che ti ha insegnato una cosa del genere? Giustamente tu devi amare i tuoi nemici, devi aiutare i tuoi nemici, quelli che ti fanno del male. Ma solo un cretino può pensare una cosa del genere, capite? E allora questa stessa parola può essere una perfetta idiozia o può essere una delle voci, la voce più alta che lo spirito umano abbia trovato, dipende da come la leggi, da come la interpreti. Allora anche questo vi prego di prenderlo con tutta la benevolenza, cioè noi vediamo che quello che sta accadendo nella società occidentale è proprio questo. Dopo che per decenni ci è stato vietato di portare la minima cosa etica nella nostra educazione ai sentimenti, alla famiglia, all'affetto, all'amore,
perché questa era una questione privata che non doveva entrare nell'educazione, e abbiamo massacrato intere generazioni in questo modo. Adesso improvvisamente lo Stato deve far proprio etiche. Per carità, non mi permetto di giudicarle prima che abbia fondato qualche motivo, ma di una invadenza etica spirituale totale. Pensiamo rispetto al sesso, rispetto alla famiglia, ripeto, non sto giudicando, sto dicendo che la società, e vorrei dirlo quasi elogiativamente, si sta rendendo conto che senza spirito si inabissa tutto. Anche qui vedete, sto cercando solo di porre dei problemi. E allora questa catastrofe, per la quale appunto questo presunto orizzonte che avrebbe dovuto garantire le differenze, in realtà sta inabissando tutto. E qui, vabbè, insomma, bisognerebbe anche fare una lettura, un'interpretazione della storia. Questo richiederebbe veramente grande pazienza e grande tempo. In breve vorrei dirvi, dobbiamo rassegnarci alla verità. Questo lo dico soprattutto al mondo laico. Dobbiamo rassegnarci all'idea che la verità c'è e che con questa bisogna fare i conti. La verità, come dirle, perché adesso se io vi dico qualcosa sembra che io abbia la verità, che già è contraddittorio. Vi invito di nuovo, per le vostre notti, che dopo appena avrete ripreso il sonno, a pensare a quest'altra, e avrete risposto alla domanda precedente, rispondere a questa, a fare i conti con questa formula. Verità innegabile è che la verità si determina rispetto alla negazione. Qui la slide ci sarebbe andata bene, per le vostre notti ve le proiettavate lì. Verità innegabile è che la verità si determina rispetto alla negazione. Voi capite che se qualcuno dice quello che dici non è vero, è una fesseria, sta negando quello che io dico. E se pretende di avere una qualche verità, un qualche valore quello che egli sta dicendo, allora conferma esattamente quello che io dico, che la verità, quello che lui dice, quello che ha valore, si determina rispetto alla negazione. E quindi a chi dice la verità non c'è, io non dico che c'è, lo invito solo a fare i conti con questo problema. Ma uno può dire, vabbè, questi sono, come mi viene detto di solito, a me succede per esempio uno che mi dice io sono un vegetariano assoluto, rigoroso, poi andiamo insieme a pranzo e dico, tu cosa mangi? Oh, io una fiorentina così. Fammi capire, tu sei un vegetariano rigoroso assoluto e mangi una sleppa di carne in questo modo? Fammi capire. Ah, ma questa tu è una questione logica, tu fai il logico, non mettere, sarò anche un logico, ma qualche domandina. Allora riflettete su queste cose qui. Dirò qualcosa di più ancora. Verità assoluta, vi invito, apro le virgolette, sono formule mie, qui potrei citare le mie provenienze, l'elenco severiniano, aristotelico, insomma, ma non facciamo erudizione, poi invece una piccola cosa un po' più precisa ve la dirò. Verità assoluta, parentesi, intendo per verità ciò che ha valore universale, ha valore totale, dovrebbe stare qui anni a parlare di queste cose. Verità assoluta è che il valore vale anche rispetto al disvalore. Potrei dirlo in altri termini, richiamando la formula di prima. Verità assoluta, perché è anche innegabile per il motivo che dicevo prima, è che il positivo prevale col trattino, o anche solo vale, rispetto al negativo. Ma questi sono giochini logici, voi capite, sono formulette. Vorrei darvi un'idea di come queste formulette, questi giochini logici, per i quali io mi permetto di chiedere al vegetariano assoluto che mangia le fiorentine, vorrei porre domande di questo genere. Fare un esempio solo, brevissimo. La dimostrazione dell'esistenza di Dio proposta da Sant'Anselmo. Sant'Anselmo dice che è possibile dimostrare in maniera assoluta, rigorosa, innegabile l'esistenza di Dio,
pensando Dio come ciò di cui non è possibile pensare il maggiore, id quo mai escogitare in equi. Questo è necessario, sempre affidandolo alle vostre notti insonni, perché se io lo penso come non esistente, e quello che penso manca della perfezione dell'esistenza e quindi non è Dio. Se arrivo a pensare Dio, necessariamente lo penso come esistente. Ma la cosa interessante è che poi nel capitolo 14 e 15 del Proslogion, sempre, Anselmo ci dice anche un'altra cosa, perché dice lui cerca Dio come l'amore della sua vita, il senso della sua vita, quello che risolve tutti i problemi, no? Però l'ho trovato, l'ho dimostrato e sono infelice tanto come prima, i miei problemi sono uguali a quelli di prima. E nel capitolo 14 e 15 Anselmo ci dice, certo, perché Dio è quidam maius quancogitari possit. È qualcosa di maggiore, ma maggiore in senso qualitativo, di tutto ciò che si possa pensare. Allora Anselmo ci dice che Dio c'è ed è la verità. Ma è più grande di tutto quello, è diverso da tutto quello che io possa pensare, quindi anche dal Dio che sto pensando. Ecco, allora, un punto sul quale vi invito a riflettere è questo. Se io prendo sul serio questa parola e come filosofo, come persona che vuole essere razionale, e dico, d'accordo, è così, allora io penso Dio che è Dio, però Dio è un'altra cosa rispetto a quello che sto pensando, fammi capire. Io credo che rispetto a questo inghippo, questa è la mia proposta di riflessione, pro trattino posizione, da questo inghippo si possa uscire solo con un pensiero che si libera la differenza dalla negazione. Perché se ogni differenza, ogni alterità è automaticamente una negazione, allora accade che io Anselmo, devo dire di quel Dio che ho dimostrato, tu sei Dio perché ti ho dimostrato. E nello stesso tempo devo dire che sei infinitamente diverso da quello che io sto pensando. Dunque non sei quello, ma allora quello che sto pensando è Dio o non è Dio? Ecco la ragione qui. La ragione deve avere il coraggio di fare i conti con questa cosa e capire che c'è anche la strada di quella che io chiamo la pura differenza. C'è una differenza che è diversa da una negazione, talché io possa dire di Dio che è assolutamente differente da quello che io stesso sto pensando e nello stesso tempo è esattamente proprio quella cosa lì. Qui siamo sul campo assolutamente teoretico. Però guardate, sembra che siamo nella filosofia più astrusa. Questa pura differenza, questo atteggiamento puramente positivo, che è quello che si rapporta positivamente persino al negativo, non è forse esattamente l'atteggiamento di Gesù che quando viene messo in croce dice «Padre, perdona loro». E attenzione, perché qui la cosa è spessa, perché dire padre perdona loro in qualche modo vuol dire non solo perdonali, ma anche in qualche modo, e qui sto forzando un po' la situazione, ne parleremo in un'altra occasione, qualche torto ce l'ho anch'io, perché padre allontana da me questo calice non va bene, non è giusto, però sia fatta la tua volontà. Ciò nonostante la croce resta un errore, adesso non voglio spingermi in considerazioni teologiche del tutto discutibili, eccetera, ma capire questo profondo dramma. Ecco, io credo che su questo atteggiamento si possa ritrovare, si debba in qualche modo ritrovare anche l'atteggiamento laico che nel momento in cui pretende di porsi come l'orizzonte della convivenza civile. E poiché la convivenza civile è segnata dal conflitto, dalle croci, dalle contraddizioni, solo un atteggiamento laico che si eleva a questo livello e che cioè che nella misura in cui c'è un contrasto, uno stare contro tra me e te,
il torto è in qualche misura di entrambi. Allora l'altro giorno io facevo questa battuta, ovviamente ripresa chiaramente dal Vangelo. Se qualcuno ti aggredisce, ti dà una sberla, per prima cosa chiedigli scusa e poi vedi cosa c'è da fare. Chiudo il discorso, penso che manchi, perché sembra che siamo... grazie. Siamo volati troppo sulle cose astratte, cercherò astrattamente di ritornare un pochino sul concreto. Qual è stato, ripeto, vi chiedo scusa se tratto in maniera così sintetica questioni così profonde, qual è stato in fondo il fondamento alto, grande, spirituale del mondo laico, del nostro mondo? Il fatto che esso parlava, si fondava non sulla parola di Dio, qualcosa che io non controllo, la controlla il sacerdote, ma potrò fidarmi del sacerdote, ma insomma... non su dogmi, autorità, imposizioni del dittatore che ti, appunto, ti impone le sue cose, ma sulla semplice natura dell'uomo, sull'uomo senza aggettivi. Il mio fondamento laico è questo. Io non dico a te devi credere in Dio, non devi crederci, devi credere alla musica, al sesso, a questo. Questi sono affari tuoi, tra virgolette. Devi credere nell'uomo. Ecco, il problema, anche qui, scusandomi sempre per questo modo, e qual è l'essenza del logo? Ecco perché la razionalità. Aristotele diceva anthropos, zoon, logon, econ. L'uomo è l'animale dotato di logos, di pensiero, ragionamento, linguaggio. Anche gli scienziati ci dicono che in qualche modo l'uomo è nato con il linguaggio, quello che conosciamo, ma è stato costruito dal linguaggio. E questo è lo zoon politikon, l'uomo politico. L'uomo, la società politica è fatta dal linguaggio. È fatta dal linguaggio, cioè dalla ragione, eccetera, eccetera. Possiamo dire anche qui con una battuta che proprio per questo l'uomo che possiede il linguaggio oggi è posseduto dal linguaggio. Chi è padrone del linguaggio è padrone della mente degli umani. Oggi l'umanità si spartisce, scusate, anche qui si riduco a battute, a slogan, a cose, tra sovraumani e mentecatti, mentecatto nel senso etimologico del termine, colui la cui mens, la cui mente è catturata dai padroni del linguaggio. E chi spesso cerca di sfuggire a questa, si rende conto di essere un mentecatto, io so di essere un, so, sospetto fortemente di essere un mentecatto, se no non vi direi queste cose qui, e può tentare di sfuggire liberandosi dalla mente e allora diventa un demente. Allora oggi siamo di fronte a questa alternativa tra mentecatti e dementi, cosa, e naturalmente sovraumani. Qual è il problema? È che qui è in gioco la fine dell'uomo come costruito sul logos. Oggi si parla tanto di sovraumano, di queste cose. La vicenda dell'uomo come una unità omogenea di individui, sì, diversi, uno bianco, uno rosso, uno nero, uno alto, uno bello, uno brutto, ok, ma alla fine uguali, è finita. È finita, è come se noi oggi dicessimo ci sono gli animali, sì, ci sono i polli, i gatti e poi ci sono io che sono un uomo. E no, ma siamo tutti animali, sì, ma io ci tengo la mia differenza. Ecco, parlare dell'umanità come una cosa ancora, un insieme omogeneo, unitario, è oggi un enorme problema. La tecnica non lo permette più. La tecnica, per dirle una battuta, è la tecnica non è un uomo, non è un soggetto, è un soggetto ma non è un uomo, ha poco interesse per il fenomeno umano. Ci possono essere cose umane che interessano alla tecnica. Oggi, scusate, poi qui chiudo perché
si pone il problema: riuscirà l'intelligenza artificiale a copiare l'uomo? Ma siamo sicuri che il fine dell'intelligenza artificiale sia quella di imitare alla perfezione l'uomo? Credo proprio di no. Ma questo per dire qual è l'ordine dei problemi di fronte ai quali ci troviamo. Il fine della tecnica è quello di creare ex nihilo l'uomo, che è tutta un'altra cosa, quindi un compito assolutamente teologico. E allora, chiudendo con una battuta, anche qui con una riflessione filosofica, il compito al quale dobbiamo tentare di dare una risposta è appunto questo: con quale spirito affrontiamo questa situazione? Ho detto creare ex nihilo l'uomo grazie alla tecnica. Un pensiero forse un po' diverso potrebbe essere questo, che recupera la nozione di creazione ma in maniera appunto un po' diversa, quella che io chiamo la creatio ex toto, uno spirito che crea da tutto, cioè rispettando tutto e lasciando essere tutto come esso è, che certo creando crea differente, genera nuova vita, ma ex toto, cioè, voi capite, astenendosi da ogni forma di negazione, io dico di negazione con la C, nex necis, morte, dare morte, uccisione, astenendosi da ogni forma di negazione rispetto a tutto quello, che, con cui si trova davanti. Scusate, solo qualche accenno, spero che avremo qualche occasione di riprendere questi discorsi. Grazie. Grazie professore, grazie davvero, credo ci ha provocati con domande che possono accompagnare il pensiero o turbare i sonni, dipende da come lo prendiamo, ma certo una grande sfida, provocazione nel senso buono, alla ragione e alle religioni rispetto al tentativo che è di sempre di elevare a universale qualcosa che non è elevabile e che deve mettere in conto non le negazioni, ma o meglio deve tenere in conto ciò che sembra negazione, tenerlo in conto come differenza e riuscire con queste differenze a creare qualcosa dal tutto, mettendolo seriamente in conto. E credo sia davvero una riflessione che ci fa fare un passo oltre in questo nostro discorso di rapporto tra laicità e religione come metodo soprattutto e come apertura di una possibilità di sentiero. Grazie davvero professore.